Un valore enorme per l'intera città di Modugno, un valore che deriva dalla riappropriazione di uno spazio che era a servizio della criminalità organizzata e che oggi viene restituito con forza, con grande dignità ai nostri concittadini. Uno spazio che darà vita ad una serie di idee che stiamo raccogliendo in maniera partecipata, condivisa, a partire dal basso, a partire da incontri con le scuole e tutte le associazioni coinvolte, e che sapremo, grazie all'ausilio dei progettisti incaricati dall'ente, sapremo convogliare in un unico grande progetto di riutilizzo. Quello che oggi ci interessa è avere a disposizione 3.000 metri quadri di libertà confiscati alla criminalità, una risposta forte a chi da sempre lotta contro certe realtà, realtà delle quali noi adesso come dire, progetteremo spazi di aggregazione sociale, c'è cioè il progetto, lo stiamo valutando anche attraverso le idee che ci vengono proposte, perché abbiamo formulato una modulistica a cui Modugno sta rispondendo veramente con grande interesse. Abbiamo ascoltato e stiamo ancora ascoltando le scuole, bambini di ogni scuole di ogni ordine e grado. Le funzioni sarà un prototipo di un parco urbano agricolo multifunzionale con un alto valore identitario. L'idea è quella di poterlo modulare sul territorio di Modugno, declinato poi rispetto alle varie esigenze.